Ciao bambini, oggi proviamo a guardare i rifiuti in modo diverso per scoprire che ognuno di loro può avere una seconda vita. In questo momento la Terra ha bisogno dell'aiuto di ognuno di noi. Ricordatevi che con piccoli gesti si ottengono grandi risultati. Cari telespettatori, ben arrivati al nostro programma Chi vuole essere riciclato. Passiamo subito a presentarvi i nostri concorrenti di oggi. Al posto numero 1, Tina, la lattina. Ciao a tutti! Al centro, niente poco di meno che il vincitore in carica, il signor Dieghito, il mago del pulito. Hola, chicos! Ed infine la nostra giovane concorrente, Lady Adriana, la banana. Buonasera! Ricordiamo tutti il regolamento. Chi vuole prenotarsi alla domanda deve suonare il pulsante. Tutto chiaro? Bene, allora direi di iniziare. Che cosa possiamo riutilizzare per costruire una bellissima bicicletta per i nostri amici telespettatori che ci seguono da casa? Io lo so! Si è prenotata la nostra concorrente Tina, la lattina! La prego, risponda pure! Grazie! Con 800 lattine si costruisce una bicicletta completa di accessori. Con 150 lattine se ne costruisce una da competizione. Con 3 lattine si fa un paio di occhiali e con 130 lattine si costruisce un monopattino. Molto bene, signora lattina, non solo la sua è la risposta esatta, ma è stata anche veramente molto esauriente. Non ci resta che passare alla seconda domanda. Ebbene, Carlo, un nostro bambino che ci segue da casa, ha un bel paio di scarpe da lucidare. Ma non può uscire per comprare lucidascarpe. Cosa potrebbe utilizzare di assolutamente naturale e che trova in casa? Si è prenotata la nostra giovane concorrente, Lady Adriana. Ma prego, risponda pure. Grazie, signor presentatore. Punto 1, mangiare una banana. Punto 2, strofinare l'interno della buccia contro la superficie della scarpa. Punto 3, lucidare con un panno di cotone morbido. Punto 4, buttare quel che rimane della buccia nell'apposito secchio per l'umido affinché divenga un ottimo compost per le vostre piante. Risposta esatta! Anche lei è stata veramente professionale ed esaustiva. Non ci resta che passare all'ultima domanda del nostro quiz. Ebbene, Martina, la nostra amica che ci segue da casa, chiede quale materiale è stato riciclato per ottenere la sua coperta di pile. Si è presentato il nostro vincitore in carica, Dieghito, il mago del pulito. Prego, prego, risponda pure. Gracias, presentadores. Servono solo 20 bottiglie di plastica trasparente, il PET per intenderci, per realizzare una calda coperta di pile. Mentre per imbottire un piumino matrimoniales se ne usano 67 e per fare un maglione mistolanas bastano 10 bottiglie, mentre per un frisbee ne bastano solo 2. Signor Dieghito, mi complimento con lei, la risposta è esatta e anche lei è stato veramente professionale. I nostri 3 partecipanti hanno risposto in modo corretto e ogni domanda ci hanno insegnato quanto e come potremo riutilizzare i nostri rifiuti e quindi il vincitore è... Ma tu, proprio tu che ci ascolti da casa, se metterai in pratica le buone norme del riciclo potrai aiutarci a salvare il nostro pianeta!